Sì, abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista, diciamo, del pressing, eravamo equilibrati in campo. Diciamo, l'unica cosa è il risultato che è venuto a mancare. Penso che durante una partita ci sono sempre quei 5-10 minuti che una squadra può soffrire. Però ci sono squadre che riescono a non prendere gol e squadre che prendono gol. Adesso noi inizio anno, quei 5-10 minuti che soffrivamo, non prendevamo gol. Ora prendiamo gol e dobbiamo cercare di migliorare questo aspetto. Non prendere gol è un buon segnale. Adesso ultimamente prendiamo almeno un gol. E quindi dobbiamo cercare di ritornare a non prendere gol. E in tutte le squadre c'è la concorrenza, dopo valuta il mister chi fa giocare, chi ritiene più pronto a giocare. Penso che la squadra possa meritarsi di stare non in cima alla classifica, però che si possa giocare dal terzo fino al quinto, sesto posto. Dobbiamo cercare di ritornare quelli che eravamo a inizio anno. Dico, io ho visto da fuori la partita con l'Avellino, che dopo la ripresa di dicembre ho visto una buona squadra. Poi abbiamo fatto una partita così così a Viterbo e a Palermo ho rivisto la squadra di inizio anno. Quindi speriamo, cioè dobbiamo continuare così e cercare di ritornare alla vittoria, che secondo me è quella che ci manca. Sono tutte partite che diamo il 100%. Sì, giustamente te hai sottolineato che contro le squadre di, diciamo, media-bassa classifica facciamo un po' più di fatica. Però mi sembra che contro la Paganese abbiamo vinto. Quindi secondo me è dal periodo che forse. È una bella partita. Adesso in settimana lavoreremo al meglio per prepararla. Non temo nessuno, sono tutti dei buoni giocatori e ce la giocheremo.